Quindi abbiamo, per riprendere diciamo, alcuni punti interessanti e importanti dei due interventi precedenti, chiaramente anche noi, come sì, anche il Comitato AVR, ritiene importante l'idea di un modello sostenibile della gestione dei rifiuti, capace di rispettare i principi del riciclo, del riuso, della riduzione dei rifiuti, proprio perché il rifiuto è una sostanza, una risorsa materiale importantissima e di fronte a ad un attuale, comunque essendo che la risorsa materiale è appunto una risorsa limitata, chiaramente l'eliminazione del rifiuto come rifiuto risulta sia economicamente che da un punto di vista ambientale insostenibile. Proprio per questo, infatti, riteniamo che i rifiuti siano un bene comune, proprio perché risorsa riutilizzabile, proprio perché attorno alla gestione comunque dei rifiuti si snodano poi delle altre tematiche importanti legate al modello economico, al sistema economico e al sistema economico, ad esempio il riutilizzo, il riciclo permettono anche lo sviluppo di attività lavorative che possono essere una risposta anche all'attuale, insomma, crisi economica, quindi oltre ad essere una risposta all'attuale crisi ambientale. Perciò abbiamo voluto comunque confrontarci con due modelli che nascono a partire appunto da delle esigenze territoriali, cioè delle pianificazioni che nascono all'interno dei territori. In Italia ci sono dei comuni che hanno sviluppato dei percorsi interessanti e delle politiche attente appunto al tema dei rifiuti, e tra i due che noi riteniamo insomma tra i più significativi ci sono appunto Capannori e Ponte nelle Alpi. Quindi vorrei sia appunto vorrei che ci confrontassimo con loro sui risultati che sono stati ottenuti all'interno appunto delle loro realtà e il significato che questo ha avuto insomma all'interno delle loro realtà. Quindi vorrei dare la parola all'assessore Alessio Ciacci.